chiederete a cosa miriamo. Posso rispondere con una sola parola: vittoria. Mai più attuali sono le parole di Winston Churchill dopo il successo americano nelle Filippine e in Madagascar, soprattutto in vista di un nuovo conflitto che deciderà le sorti dell'Africa centro-meridionale. In America però non si parla solo di politica estera e di guerra, ma anche interna, in quanto è appena cominciata la corsa alla Casa Bianca, dove il Partito Nazionale Progressista ha un nuovo candidato, pronto a dare vigore e speranza agli Stati Uniti. Belligeranti, bentornati qui dal vostro Cutie Man. Oggi qua ci troviamo con il quinto episodio della TNO. Ci eravamo lasciati nello scorso episodio che era scoppiata quella che era la guerra civile nel Sudafrica, che dove il come si chiama qua? L'Africa Shield era entrata per fare la guerra al Sudafrica, e noi dobbiamo andarci volontari per supportare le democrazie, l'ultima democrazia rimanente qua in Sudafrica. Allora, nel frattempo prepariamo il corpo di spedizione volontario, 3 volontari, ho visto male, esatto, mandiamo pure i volontari aerei. Allora, con i focus, qua tra l'altro abbiamo anche le decisioni riguardo l'Africa nella politica interna e nel resto. Qua comunque la Mania, avevo vinto questa guerra qui, ora qua dovrebbe scoppiarne un'altra in teoria, e avevo vinto anche la guerra in Madagascar. Allora, andiamo avanti col tempo, mettiamo a 4, hanno accettato i volontari, ecco, infatti sono scoppiate un attimo le Filippine e dovremmo mandare anche qualcosa a loro. Ne possiamo mandare 2. Allora facciamo che ne trasportiamo un'altra. Converti tutto in helicopter. E mandiamo a Mania, al governo di Mania. Hanno già preso Mania, quindi sì. Mania ha preso già con la scorsa guerra. Niente, air volunteer per te. Tra l'altro, gli aeroplani deve portargliene un po' all'Africa. Quanti ne posso portare? Fino a 260. Gli porto 200 aerei. Un attimo che devo deployarli in una base abbastanza vicina. Li possiamo deployare volendo qua, perché comunque sono nostro puppet. 100 jet fighter. Partiamo tanto in teoria. Jet fighter vanno più che bene. Anche se 100 CAS glieli vorrei anche portare. Aspetta, non mi voglio stare qua a riordinarli tutti. TAC fighter, tactical fighter, fighter. Questi sono delle portaerei, perché c'è l'iconcina. Mi servono dei cassing. Fighter, bomber, air, bomber, wing. Tutti questi sono dei cass, esatto, 40. Ne porti 120. E li porti qua nella base in Madagascar. Ok, andiamo avanti col tempo. Ok, sono arrivati i volontari. Sono arrivati anche quelli nelle Filippine. Intanto mobilitiamo questi, perché bisogna iniziare a saccare, perché so già che ci servirà. Andiamo su questa frontline, che ovviamente qua mi attiverò qualche bonus. Mentre qua, vabbè, qua devi solo camminare, quindi cammina. Qua abbastanza easy in realtà. Focus the will change. In teoria dovremmo avere, esatto, questo qua, il meeting with Cassandra. Lo lasciamo da parte, che dobbiamo fare our sacred duty, perché adesso abbiamo praticamente il focus apposito per il Sudafrica. Infatti, kickstart di media. Iniziamo a fare focus dove i media dicono, fanno quello che diciamo noi. Li spingiamo a fare quello che vogliamo noi. Sarà sempre la democrazia occidentale. Allora, qua i volontari metti a 2 per i supply. Qua posso portare aerei? No, non aerei non mi va a portare, ovviamente, perché non ho dei volontari, non voglio riguardarci adesso. Qui dovremmo avere pronti questi aeroplani. Riunisci tutto.
qua arrivi a 120. Cioè, a 200, 100, 100. Potevo andare altri 100, ma questi non ci star bene. We fight for freedom. Freedom. Allora, vediamo un attimo di focus. Scusate, adesso un attimo li facciamo. Ottima priorità a fare un teatro alla volta, se non impazzisco. È solo una guerra. Allora, intanto, se abbiamo qualcosa per il Sudafrica, facciamolo. Send over equipment, questo glielo facciamo. Mentre l'expound ground operation. Tanto più roba. Tanto se dover equipment, mandiamo un po' di equipment al SAF. Forse la chiudiamo subito. No, rinforzeranno sicuro. L'hanno preso i comunisti. Fermi allora. Non riesco ad attaccare qua. We fight for freedom. Exaggerate boer atrocities. Supply dov'è il supply hub più vicino? Madonna, qua sopra. Ci sarebbe questo, ma non è abbastanza, a quanto pare. Boh, catturiamo la capitale. Pablo! Che è sto evento? Ah, si sono scampate, guardate che bellino. Grazie, muchas gracias. Non lo so cos'è. Isola Verde, non so che sarà qualche evento strano. A Little Spray. Penso che tu sia tutta roba riguardo il SAF di tutta la gente, tutti gli americani che si sono iscritti. Beh, sì, iscritti. Sono entrati nell'esercito per andare in SAF. Quindi ovviamente arrivano gli eventi delle vite di questi tizi. Un po' come c'è come in Vietnam. Interessante, comunque la quantità. Ecco, report on 2. È assurda comunque la quantità di eventi di attenzione che c'è per ogni singola cosa che accade. Veramente fatta da Dio questa cosa, una cosa che adoro. Perché puoi veramente immergerti in quella che è la lore della mod. Tanto qua stiamo già chiudendo. Anzi, adesso dico che la chiudiamo adesso subito. Tanto qua sono morti, qua i nostri elicopter fanno il loro dovere. The Canal Riots, Rally the Canadians, così facciamo aiutare tutti. Ora nel frattempo volevo controllare, qua ho messo pa, scusate. Allora, The Fall of Bluffenstein, qua stanno attaccando, perché c'è l'IA che sta attaccando. Quindi ogni volta che in teoria prendiamo una città importante è così. Allora, qua voglio fare una sacca intanto. Riesco a correre che avendo due fronti non riesco a guardare 3000 cose alla volta. Però stiamo già pushando, continuiamo a rinforzare prima che mi becca una sacca di quelle esagerate. Infatti, stavano provando a saccare. Free Civilian Factory. Ah, good morning, Youngsfield! Vabbè, qua stanno iniziando a fare propaganda pesante però per il coso. Qua adesso che chiudo, devo chiudere al volo questa cavolo di come si chiama? Devo chiudere le Filippine perché veramente se non riesco a vedere due fronti contemporaneamente. Anzi che qualcosina comunque riesca a fare. Qua possiamo saccare, andiamo verso Winchuk. Possiamo andare verso Winchuk. Qua hanno più forze. Perché c'erano tutte qua, ragazzi? Dai. Ma che le distruggo perché c'è un vantaggio tecnologico esagerato. Velocemente, vediamo di prendere quello che dobbiamo prendere. Vai. Su. Dentro. Dentro. Vabbè, fatto. Capitolano adesso oppure dobbiamo aspettare? No, probabilmente per prendere anche le altre cose, andiamo. Tanto qua da solo chiudo tutto.
A Call on the Pacific, la guerra giusta. Via via, pushing, pushing, pushing. Passa a pushare qua. Chiudiamo qua i comunisti. Ah, veramente è una guerra che si vince come Cristo comanda. Io ho veramente paura. E i primi giapponesi sono stati... La prima azione qua nelle Filippine è stata sconfitta. OFN Summit for l'Africa. Oh, Presidential Election Season, Season Strong. Ok, allora noi ci schieriamo col partito ovviamente nazional progressista, come avevo già annunciato in tempo. E dovremmo iniziare a poter fare già, volendo, campaign. Allora, tanto qua vedo che c'è un grande vantaggio del partito nazional populista praticamente ovunque. Quindi ottimo così. Direi... direi di andare a fare dove ci sono i toss up, anche se ce ne sono pochi in realtà. Possiamo andare nella East Coast. Sì, volendo possiamo andare nella East Coast. Ok, diciamo dappertutto. Andiamo nelle Great Plains. Andiamo nelle Great Plains. Non posso fare, scusa, dov'è la propaganda? Eccola qua. Ah, vedi. Oh, vedi, vedi, perfetto. Allora, Great Plains, Great Plains, Great Plains. Andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo a fare propaganda delle Great Plains. Tanto qua sopra mi arriva l'evento quando devo fare... Quando posso fare cose. Pushiamo. Pushiamo perché qua non posso più aspettare. E c'ho altri 100 cas. Aspetta un attimo. Che qua posso mandarne altri aerei. Non posso privarmene, effettivamente. Effettivamente Fighter Wing Air Division, no, devo trovarli così per forza. La prossima volta, prossimo episodio, riordino gli aerei, perché sennò veramente è in casino. No, sono Fighter Interceptor. Prendiamo un po' di TAC. A sto punto vanno bene anche i Tactical Bomber. Fare un po' di male. Iniziato le investigazioni per Nixon, per le possibili impeachment. Oh, abbiamo vinto nelle Filippine. Questo significa che adesso abbiamo le 20 per ricostruirle. We vote for victory. Votiamo per la vittoria in Sudafrica. Allora, bisogna fare il 100%. Vai, diamogli un po' di economic aid. Diamo un po' di economic aid. Forza, pushare. Pushare. Qua, tanto abbiamo fatto il focus del SAF. Vediamo, possiamo rifare anche un meeting with Kassan. Dai, attacchiamo. Mamma mia. Sono di questo 10 decenti, quindi è normale che holdino. Qua... No, vedi. Però ci hanno riempito gli aerei. C'è gli aeroporti, quindi esplodiamo. No good. Dai, dai, dai. Più aerei, più aerei, più aerei per le operazioni di terra. Qua possiamo fare altre roba per gli elicotteri. Bonus che ci prendiamo. Let's go! Allora, non possiamo pushare. Ed è che sono tentato di usare i carri qua in Africa. Fermi un attimo. Qua c'è il combat with da quanto sta. Dovrei fare i carri da 44. Potremmo provare a usare i carri qua in Africa, però onestamente non lo so. Allora, usiamo ancora gli elicotteri, andiamo qua. Siamo sotto di cosa? Ah, di anti-air equipment. Ha ragione. Ci manca l'anti-air equipment, mio signore. Ai. Non l'avevo visto. Togli un po' di questi, potremmo poi tutto in realtà, perché se abbiamo usato questo, va bene. E leniamo un po' di fanteria. Leniamo un po' di meccanizzate, vediamo se abbiamo recuperato un po' di deficit.
Dicendo che non le usavamo? Bene. Fail. Elimino qualche fanteria allora. Qualche Marines. Tanto non li usiamo. Ok, mi ricordo un po' il deficit. Non so per quanto. Però io sono veramente tentato qua di usare i carri, eh. Perché per sto terreno potremmo soltanto avere rogne. Ma vedi qua. Non sono dettagli, ho capito che sono dettagli. Facciamo questo. Aiutiamo l'HMLR, che sarebbero praticamente gli inglesi ribelli, che stanno vincendo, nice, perché sono nostri alleati. Bene, bene, bene. Tanto qua abbiamo sfondato. Entra in sto tile. Prova a fare sta sacca, anche se sono una divisione praticamente il nulla. Infatti scappano pure. Allora non è che non sfondiamo. Sfondare non è che non sfondiamo. Oh, ui! Addirittura è andata bene la campagna del Partito Nazional Popolare. Bene, fermatevi perché ci stanno contrattaccando. Niente, devo inventarmi una sacca da qualche parte. Perché se da qua non facciamo né un passo avanti né un passo indietro. Non voglio che Sudafrica sia diventi uno stallo. Potrei provare a rushare per chiudere Pretoria. Anzi, è quello che faccio. È quello che faccio. Provare a rushare per chiudere Pretoria e chiudere i Boeri. E chiudere i Boeri. Quindi mandiamoli di qua con gli elicotteri. Mandiamo qua gli elicotteri. No, c'è proprio dico Factobe. Declare guerra. Altre guerre qua. Per quanto riguarda la Polonia. Tanto qua sta vincendo. Bormann e Speer se la giocano. Guarda che però era Speer quello che era stato nominato. Come successore di Hitler. Non ne ho idea. Mi pare che era lui comunque. Allora, discontenti. Vediamo un attimo i discontenti per la guerra. Che io qua sto guardando. I cosi non dovrebbe essere troppo un problema in realtà. Non esistenti, no, infatti. Non esistenti. Allora, mandiamo nel frattempo qua. Le nostre. Dov'è questo divisione? È già arrivata. Devo le divisioni qua perché voglio lasciare. Johannesburg. Tanto possiamo fare già le elezioni. Ecco, focus. Finiamo questi. Finiamo questi. Sudafrican War. Possiamo andare. Altro equipment al SAF. Che non ho intenzione di prendere tutti questi grandi bonus in realtà. E dobbiamo fare, ha ragione, le elezioni. Le elezioni. Che sono qua sotto. Il toss up nelle rookies. Lo possiamo fare nelle rookies. Facciamo delle rookies. Va bene. Ok. Allora, ci sono i belligeranti. Io vi dico che per questo episodio è tutto. Abbiamo fatto relativamente poco a sto giro. Perché mi sono trovato un attimo a fare 3 miliardi di cose. Abbiamo chiuso la guerra in Filippine. Ora siamo qua in SAF che dobbiamo combattere. Noi ci vediamo nel prossimo episodio dove cercheremo di chiudere la guerra in Sudafrica. O cercheremo almeno di sfondare il più possibile. E in teoria di arrivare anche alle elezioni presidenziali del novembre del 64. Qui da Tempest è tutto. Quindi noi ci vediamo al prossimo episodio. Buona giornata a tutti. Dio vi benedica, e Dio benedica gli Stati Uniti d'America.